Questi documenti dal Marocco sono quelli regolari, cioè non c'è nessun tipo di dubbio sui documenti sulla nascita, cioè. Vede che ogni giorno cercano di inventare cose che non hanno No, senso. così per Tutti sapere. fanno delle allusioni, ma allusioni proprio terribili, che non hanno proprio. Boh, io mi meraviglio, ha capito, di certe cose. Sì. Allora, le do uno Mi scoop. dia uno scoop. Lunedì, no, scusi, domenica voi avete comprato l'unità, credo di sì. Sì, Sì o sì. no? Lui Sì o parecchio. no? Però io sì, credo di sì, poi non è che l'ho Io sono letto. di destra, la compro lo stesso. Sì, benissimo. Solo per capire le cazzate che scrivono. No, lei è fascista, no? Non è che è di destra, è No, diverso. io ho detto sono di destra e sono mussoliniano, che è Beh, diverso. insomma, di Ecco, destra. Mussoliniano, non c'è fascista. mai fine. Poi oggi il Fatto Quotidiano, l'ha visto? Oggi sì, come no? Certo, il Sì, fatto lo leggo ecco, sempre, il fatto. allora, si permettono di scrivere e di pubblicare delle fotografie che Sì. sono state sequestrate, il telefonino a Barbara Guerra. Guerra, Sì. dicendo che Casa di è Berlusconi, sì. Arcore. Sì. Purtroppo, e adesso si beccheranno una bella denuncia, violazione della privacy, eccetera, quella che loro hanno fotografato è casa mia, le fotografie che aveva fatto la guerra, e dimostrerò dalle foto che è casa mia. Sì, pare che esca anche un articolo su chi, no? Sul prossimo numero di chi su questo. Esatto, So tutto, io esatto. so tutto. Dunque, queste sono le cazzate che scrivono i comunisti e la sinistra. Dunque, lei dice, Comunista. io Perché compro. casa mia che viene scambiata per Arcore Sì. è una cosa veramente stupida, mi creda, ma veramente stupida. Comunque, in ogni caso, lei dice, io compro l'unità la mattina, vado là a comprare l'unità, il fatto solo per Per leggere le. leggere le cazzate che Eh sì, scrivono. è così. Vabbè, una volta Ognuno. compravo Novella 2000. Perché Oggi. lo chiamavo il bugiardino dell'editoria. E oggi invece? Adesso invece compro l'unità e il Fatto. Vabbè, Però ognuno. anche le intercettazioni, Sì. bisogna sentire quello che viene detto, in che modo che viene detto. Se vuole glielo Non ripeto. leggere solo quello che viene trascritto da un poveraccio che lì, poverino, che si sarà rotto i coglioni, scusi il termine, di sentire sempre le stesse stupidaggini. Però Quindi si sono scusi, inventate tutto, millantavano. spesso Ma io non le ho millantavano. ascoltate, non so cosa hanno detto e non mi interessa No, lei cosa non hanno legge i detto. giornali, no, per carità. Al massimo posso essere incazzato, che è diverso. Con quelli di anno zero era leggermente un tantinello col signor Formigli, un tantinello arrabbiato, mi sembra, no? Un'antichia, Perché se una un'antichia. cosa la rifiuti, dici no, per una, due, 10 volte, e poi vieni attaccato in situazioni che non hanno senso, allora mi arrabbio. Fatalità, poi è anche stato sfortunato per quel giorno, perché Che sfortunato chi? mi è Lei andato o male un Formigli? lavoro in Svizzera, si era scoppiata la gomma in autostrada e la telefonata del giornalista di Santoro lì proprio Ha ha fatto un sbottato. bingo. Non si è pentito un po' di avergli detto comunista di merda, queste robe No, qua? no, anzi lo ripeterei ancora. Ma Media. perché sempre solo il povero Berlusconi? No, ma Perché così è oramai, secondo me, una piccola guardi, non domanda. c'è più niente che fa notizie se non si parla del povero Silvio Berlusconi. Beh, è anche il Che poi Presidente del povero Consiglio. non è, perché è un grande signore sotto tutti i profili. Ah, ma Dico. lei non farebbe pace con Formigli? Ha dato il comunista di merda, là, quello del No, ha giornalista detto di anche anno che i zero. fascisti io non lo devono sopporto i andare a menare. comunisti Perché parlano bene e razzolano Ma chi è male. oggi comunista in Italia, secondo lei, signor Ma oggi non ci sono più i Moro? Non comunisti ci sono più. veri. Io. Per comunista vero dico Sì. che è un bravo e bel comunista Bertinotti. Per Sì, vabbè, però ormai è fuori gioco. me Bertinotti è un bel Però è fuori comunista. gioco Bertinotti, eh. Ma perché l'hanno messo fuori gioco? Perché è troppo Però intelligente. quando lei dice, insomma, lei dice pure, spero che i fascisti vi spacchino le gambe, adesso, signor Mora, questo mi sembra francamente un po' esagerato, eh? O no? Poi, No, quello che ho detto lo ribadisco e lo riconfermo e spero veramente quello. Cioè, lei spera che qualcuno spezzi le. Perché quando uno si Lo permette. so. Perché loro non hanno messo, se volete vi dico effettivamente tutto quello che ho detto, ci sarebbe un po' da censurare, però se volete ve lo E che ha dico. detto? E ce Scusi. lo dica. Ho detto delle cose un po' più pesanti che hanno fatto questi signori di anno zero. Cioè? Dopo non voglio beccarmi denunce da Santoro, perché già qua ho avvisi di garanzia Ma inutili, che hanno perché fatto? devo Scusi. prendermi. Perché fanno anche loro, diciamo così, delle cose e non le dicono? Cioè, che hanno fatto? Hanno le loro beniamine. Allora, faccio un esempio stupido. Sì. Poi dopo che Santoro si vada a trombare una o si vada a trombare l'altra, sono affari suoi, a me non me ne frega
di queste cose non ne vado a parlare, sono affari loro. Però ci mancherebbe altro. Il buon Santoro dà del mafioso a Dell'Utri. Quando io ero a Milano 2 vedevo Santoro tutti i giorni per raggiungere il contratto che andava a fare Moby Dick a Mediaset passeggiare a Milano 2 avanti e indietro per giorni finché ha raggiunto il suo contratto. Passeggiare allora con chi? Non era un mafioso. A passeggiare con Dell'Utri, dice? Sì, a Milano 2. Adesso Dell'Utri è mafioso. Ho capito, ma prima quando lui passeggiava avanti e indietro, l'ho visto io con i miei occhi più di qualcun altro. Ma non c'era bisogno di vederlo, ha fatto una trasmissione che si chiamava Moby Dick su Mediaset, che c'entra, certo. È evidente, non è che caro, ci sta svelando, non è che ci sta svelando il quarto segreto di Fatima, Scusi, il quarto segreto di Fatima è ben altro. Scusi un attimo, signor Mora, queste sono le cose che lei ha detto che hanno zero non hanno mandato in onda? No, ho detto di peggio, ma ho detto solo ed esclusivamente la verità, non mi interessa, le ho detto, i fatti degli altri sono fatti privati, che li facciano a casa, fuori, dove vogliono, ma sono fatti loro. Lei ha parlato, c'è una differenza, scusi, lavorare a Mediaset non è un reato, cioè Santoro ha fatto un regolare contratto con Mediaset, fece la trasmissione Moby Dick, sì, ma perché allora andava a passeggiare con un mafioso se lo reputa un mafioso? Ma io non so all'epoca le inchieste su Dell'Utri com'erano. Ma cosa andiamo a difendere? Cosa andiamo a dire? Lavorare a Mediaset? Comunque passeggiare con Dell'Utri a Milano 2, là dove ha passeggiato, secondo quello che lei ci racconta. Per arrivare alle cifre che si voleva, era bello passeggiare. Allora Dell'Utri non era un mafioso. Adesso che si lavora in Rai, che si lavorano coi soldi, Coi soldi degli italiani. Ma lei si ricorda, scusi, non ma era quella mafioso. Famosa. Ma che dice? Ma si ricorda quella famosa puntata di Moby Dick in cui ci fu quella famosa sortita di Dell'Utri, poi fu mandata in onda un sacco di volte, no? In quella puntata di Moby Dick in cui magari passeggiavano per concordare un'intervista o qualcosa certo. del genere. No, passeggiavano. Dell'Utri andò ospite da Santoro, peraltro. Il loro contratto. Cioè, Dell'Utri faceva l'intermediario, signori, l'intermediario. Ognuno guarda i suoi interessi ed è giusto che sia così, ma bisogna essere anche realisti nella vita, non sputare mai nel piatto dove si è mangiato. E la pace con Formigli non la vuole fare, niente, li vuole anzi mazziate dai. Ma perché devo fare la pace con uno che mi registra senza chiedermelo? Si becca una bella denuncia. Vabbè, quando uno parla con un giornalista si può aspettare di essere registrato, però. No, perché la privacy è la privacy. Ma che privacy? Vabbè. Se uno dice allora, se Formigli vuole registrare, mi dici ti sto registrando e io ti dico sì o no. O chiudo la telefonata o mi faccio registrare. Dunque lei rimprovera Formigli di aver, quando l'ha chiamato, quel suo sfogo non sarebbe stato, non doveva essere registrato. Io sono la persona più educata e più tranquilla del mondo. Sì, non dico mai delle stupidaggini, non dico mai questo insulti. Non lo so. Questo signore, se è permesso di dire delle cose che a me non stavano bene, e io gli ho risposto con le dovute maniere. Ho detto anche di peggio, loro hanno montato quello che hanno voluto. Sì. Ho detto delle cose di e Santoro. Secondo lei non dovevano registrare che questa Santoro mandato in onda però sono cose private che ci dicono in momenti di rabbia, va bene, ma loro non dovevano registrare questa telefonata, qual è la non potevano, me lo chiedevano e allora potevano farlo. Guardi, però Mora, che funziona diversamente io non avrei detto di no, signor Mora, se però se la tenevano nel cassetto era peggio, non è usanza dei giornalisti tenere le cosette nel cassetto e tirarle ci sono tantissimi giornalisti che tengono le cose nel cassetto, le tirano fuori quando gli fanno comodo e fanno male. Questo lo stimo, non lo apprezzo e non mi interessa associarmi con lui neanche parlare di lui. No, ma siccome da lei da fascista, da mussoliniano, qual è insomma un giudizio? Allora, prima di tutto glielo ribadisco ancora, sono mussoliniano, non sono fascista. No, è anche una contraddizione, ma sono mussoliniano perché io amo, stimo, adoro l'uomo Mussolini. È una vergogna. Per quello che ha fatto. Poi, vicino ma a lui, ha avuto delle con questa leggerezza. Ma io non so. Però in Italia abbiamo dei monumenti, delle leggi che sono state fatte, varie cose che ha fatto Mussolini e oggi sono funzionanti.
faccio l'idea, funzionante, guardiamo la stazione di Milano, che monumento che è, chi l'ha fatto quello? Ho capito, adesso le leggi razziali, chi le ha fatte? Dica cosa hanno fatto i comunisti di bello, ditemi cosa hanno fatto i comunisti. Ma dica cosa hanno fatto i comunisti? Come la giudica la Boccassini come magistrato? Una grande donna, un grande magistrato, perché è una che è riuscita a scoprire quello che è successo ai grandi PM che sono stati uccisi a Capaci di Palermo, ed è riuscita a tirar fuori chi effettivamente ha fatto questo, è un grande magistrato. E come sarà un grande magistrato per me, capirà che di quello che è stato detto non c'è niente. Dunque, Lele Mora dice la Boccassini è un grande, un grandissimo magistrato, giusto? Sì, è un grande magistrato. Beh, sarà, come sarà, come se lo immagina lo scontro in aula tra lei e la Boccassini? Ognuno dirà la sua, io dirò le mie verità, perché le mie verità sono quelle vere. Senta, ma allora tutte quelle cose che scrivono i giornali più o meno di destra sulla Boccassini, che ha avuto quel fidanzato là, cose che risalgono a 30 anni fa. Ognuno può fare sesso con chi vuole. Cosa c'entra il fidanzamento con essere un PM? Ma glielo dica a qualcuno là di quel... Ma siete, sono i giornalisti che fanno delle cose, i soliti comunisti, in questo caso non erano, in questo caso non erano comunisti, che Sallusti era, giornale, Sallusti, era Sallusti del giornale che ha fatto questo. Sallusti è un grande giornalista. Beh, guardi un che, bravo giornalista, guardi che è una grande scuola, però è lui che ha tirato Peltri. Però è lui che ha tirato fuori la storia della Boccassini che faranno fare i suoi. Gli ho già detto prima che io non mi faccio mai affari privati degli altri. Ho capito, ma è stato Sallusti, Sallusti non il fatto, affari loro. Ma è Sallusti, non noi comunisti del fatto di Anno Zero che hanno tirato fuori questa cosa della Boccassini che si baciava in tribunale 30 anni fa. Ma quelli di Anno Zero tirano fuori di peggio, ma no, mio caro. Ma non sono loro, tirano fuori di peggio, e io lo so. Tirano fuori di peggio, vabbè. Ancora. Niente, le ricordo, non vuole... solo che è stato Sallusti a tirar fuori del giornale, Sallusti del giornale, non mi risulta che sia andato al Fatto Quotidiano, Sallusti, che ha tirato fuori quella notizia di 30 anni fa della Boccassini di cui non frega niente a nessuno. Mi fa piacere che lei dica ma che non è una frega niente neanche a me della Boccassini. Siamo qua per parlare di altro, io andrò ai processi. Bene. Stimo la Boccassini, è un grande magistrato, ma cosa me ne frega a me cosa ha fatto la Boccassini 20 anni fa? Oh, lo dica anche a Sallusti. Cosa dice Sallusti della Boccassini? Non me ne frega niente. Lo dica a Sallusti, bravo. Benissimo. Stimo Berlusconi perché è stato un grande imprenditore, questo ed è lo sappiamo, un grande presidente del Consiglio, sa fare politica. Amo, dico, e lo ribadisco a voce alta, amo Mussolini perché è stato un grande statista. Sì. E di questo si deve vergognare, e di questo si deve vergognare. Si vergogni lei. Poi, quarta cosa. Non vergognarsi di altre cose, mio caro giornalista. Un assassino. Mi dispiace che lei sia veneto come me. Quarta mi cosa. Dispiace, ma si vergogni lei. Quarta è cosa. È stato un assassino Mussolini. Un assassino. Vabbè, sorvoliamo. Un assassino, non Mussolini. Lei. Che sono Mussolini qualche. Ha le leggi razziali. Accusa della gente che non ha senso. Qualcuno. Che mi dà del fallito prima di essere fallito. Lei è un brutto giornalista. Lei è come Santoro. Non voglio arrabbiarmi perché sennò la insulterei. Qualcuno l'ha fatto fuori Mussolini nella sua vita, comunque, signor Mora. Perché ha avuto dei grandi traditori. Ha avuto dei grandi. Il signore che c'è lì è un traditore pure lui. Ma come un traditore? Un traditore veneto. Come un traditore veneto. Che traditore veneto? Ma toglietegli il vino alle Mora quando fai collegamento. Va bene, grazie, come signor Mora. Sarà costretto a votarmi quando io mi candiderò. Sì, sicuramente. Guardi, piuttosto mi taglio un coglione. Beh, io le do una mano perché ci tagli il pisello, che così almeno ha fatto una cosa buona.